Finisce 4-1 per il Catanzaro, la 17ª giornata del girone C, un'altra prestazione superlativa degli uomini di Vivarini che si confermano capolista di questo girone C e lo fanno con dei numeri pazzeschi. Per parlare di quello che è accaduto nel corso di questi 90 minuti con me oggi c'è Emanuele Panza. Ciao Emanuele. Ciao Fra. E allora, una gara mai in discussione quella di oggi con il Catanzaro che ha segnato due gol per tempo, una prestazione su un campo complesso perché oggi il campo, il terreno di gioco era veramente a tratti ingiocabile, soprattutto lato distinti, però quest'anno per il Catanzaro sembrano non esserci alibi, a prescindere dall'avversario, dal terreno di gioco. Catanzaro mentalizzato che va col pilota automatico, ne fa 4 alla Virtus Francavilla, ma al di là dei gol e dei numeri sta viaggiando a dei ritmi incredibili. Guarda, pilota automatico l'avevo già sentito durante la settimana in conferenza, è vero in parte. Io penso che pilota automatico si possa dire quando una squadra, sai, decide di giocare e poi decide di non giocare. Io ho visto un Catanzaro che addirittura al 94esimo, dopo aver fatto 4 gol, insomma dopo aver dominato tutta la partita, come hai giustamente detto tu, era comunque ancora lì ad attaccare, quindi vedo una squadra che, come hai detto tu, è totalmente mentalizzata. Sai, pilota automatico è effettivamente quando appunto tu sei anche un po' presuntuoso. Io vedo un Catanzaro tutt'altro che presuntuoso, anzi vedo un Catanzaro umile, un Catanzaro che, e qui vanno dati assolutamente ancora una volta i meriti a Vivarini e a tutta la squadra, a tutto il gruppo e all'ambiente intero, che sta mantenendo un livello di concentrazione veramente altissimo, perché il Catanzaro veniva da 3-3-0 di fila. Quando, sai, inizi a prendere 6 punti sul Crotone, che è la tua diciamo principale rivale, 9 punti sul Pescara, che è terzo in classifica, potrebbe anche un po', no, abbassarsi quel livello di concentrazione. Invece no, oggi contro una squadra tutt'altro che semplice, le conosciamo benissimo le squadre di Calabro, quindi non c'è nemmeno bisogno che io mi metta qui a parlarne, insomma lo abbiamo avuto, l'abbiamo tastato sulla nostra pelle. Le squadre di Calabro non sono mai facili da affrontare, ancor di più su un campo così difficile, così pesante, e qui bisognerebbe aprire una parentesi enorme sulle condizioni del campo del Celavolo, però andremo veramente oltre. Quello che c'è da dire è un'altra grandissima prestazione della squadra che chiude in crescendo, e veramente io complimenti, vorrei fare i complimenti al nostro top player più importante, che secondo me resta mister Vivarini, al di là di tutti i giocatori. Sì, lo abbiamo detto tante volte che Vivarini sta rappresentando, ha rappresentato il valore aggiunto di una squadra costruita per vincerlo questo torneo, ormai lo possiamo dire, e che non fa nulla per nasconderlo. Delle cose però sui singoli li dobbiamo dire, perché oggi qualche piccola novità il Catanzaro la presentava, anche perché si è giocato, ricordiamolo, la terza partita in 7 giorni, partite non proprio, insomma, dal coefficiente di difficoltà semplicissimo. 7 giorni fa ci giocavamo lo scontro diretto col Pescara, mercoledì Giuliano, che comunque era la quarta forza del campionato, e oggi, come hai detto tu, il Francavilla, che è una squadra comunque ostica, che veniva dalla vittoria proprio sul Pescara. E allora, quando il pacchetto arretrato si conferma ancora una sicurezza incredibile, quando Pontisso al posto di Verna si dimostra un giocatore non solo affidabile ma anche forte, tecnico, suo l'assist del 2-0, e in più quando ti fa doppietta anche Bombaggi, insomma, cioè, ci sarebbe tanto da dire, però la sintesi è che ha ragione Vivarini, non ci sono titolari. Sì, questo è vero, l'abbiamo visto, lo stesso Bombaggi, che finora non aveva raccolto chissà quante titolarità, viene proposto titolare, ottima prestazione anche in crescendo rispetto alla scorsa partita dove non mi aveva fatto impazzire, oggi invece doppietta. Bisognerebbe parlare, sai, di individualità ce ne sono talmente tante che bisognerebbe parlare anche di Fulignati, che sull'1-0 ti tiene la porta inviolata e ti consente di mantenere la partita sui binari della vittoria. E io però, parlando di individui, proprio se dobbiamo parlare di individualità, quello che secondo me ha più fatto la differenza in queste ultime due giornate, dove era difficile anche recuperare dal grandissimo sforzo fisico di Pescara, è stato Van de Put, che oggi non solo i 3 assist, perché se ci limitiamo a vedere l'impatto dal punto di vista dei gol e degli assist, veramente sarebbe soltanto la punta dell'iceberg di un giocatore che mi sta stupendo, in particolar modo dal punto di vista fisico. Pensiamo allo sforzo che è stato fatto a Pescara e pensiamo alle corse, alle folate di Van de Put nelle ultime giornate, sembra veramente impossibile pensare che il belga abbia affrontato tutte le partite
per tutti i 90 minuti, quindi impressionante, quindi indipendentemente da tutto, onore ai giocatori e in particolar modo nelle ultime due a Jari Van de Putte. Direi anche a questo punto, visto che l'hai citata, la condizione atletica e fisica, onore anche a chi li sta preparando, esatto, atleticamente, perché insomma, al di là poi del problema fisico corso a Sunas, che oggi è stato fatto riposare precauzionalmente, una squadra che per il momento, insomma, non sta avendo particolari ripercussioni. Ha recuperato anche Rolando, che oggi non è sceso in campo ma era fra i convocati. Sta girando tutto per il verso giusto. Sì, tra l'altro, scusami se ti interrompo, volevo dire a proposito del ritmo, no? Indipendentemente dal ritmo che tu metti sul campo, il Catanzaro sta dettando un ritmo a livello di campionato. Cioè, noi ci siamo trovati negli ultimi anni, e l'abbiamo veramente vissuto, a magari inseguire il ritmo dettato dalla Juve Stabia 3 anni fa, a inseguire il ritmo dettato l'anno scorso dal Bari o dalla Ternana. Insomma, quando tu invece sei tu a dettare il ritmo, ad essere tu responsabile del tuo destino, e al momento il Catanzaro lo è ampiamente, e sai, inseguire diventa anche un po' logorante, come lo è stato logorante per noi, il Catanzaro, certo, degli ultimi anni. Quindi questo bisogna anche tenerlo in considerazione, e tenere in considerazione in particolar modo gli sforzi che sta facendo il Catanzaro in questo momento, perché checché se ne dica, è vero, i campionati non si vincono né a novembre né a dicembre, ma mettere quel gruzzoletto da parte, che magari poi ti consente anche di ammortizzare quel momento ipotetico, è un se. Se il Catanzaro dovesse eventualmente allentare un po' la presa, si ritroverebbe, dettando questo ritmo, comunque a poter eventualmente fare un piccolo, anche passo, un mezzo falso, passo falso. Quindi questo conta nell'arco di un campionato anche intero. Perché poi il girone di ritorno è un campionato a parte, lo sappiamo, insomma, il campionato è ancora lungo, però il Catanzaro, diciamo, sta mettendo, come hai detto tu, fieno in cascina, ma soprattutto sta dimostrando di meritare ampiamente questa prima posizione. Ora siamo attesi da un altro piccolo tour de force, perché andremo in una settimana due volte a Foggia, prima in Coppa Italia mercoledì, trasferta vietata, ricordiamolo, per delle piccole intemperanze accadute nel rientro della trasferta di Pescara, e poi si andrà domenica invece sempre a Foggia per la gara di campionato. Campionato che nel frattempo vede il Catanzaro campione d'inverno oggi matematicamente, un altro piccolo dato che vi diamo, sì. altro fieno in cascina che si mette. Noi, come sempre, insomma, proveremo a raccontarvi le gesta del Catanzaro con entusiasmo, con passione, ma soprattutto con la professionalità di sempre. Io ti ringrazio. Grazie, Manuele, grazie anche oggi vi do appuntamento, come sempre, agli approfondimenti sulla home page e sui canali social di uscatanzaro.net.